Andiamo adesso a vedere invece quelle che sono le misure della parte sottostante, la parte, diciamo, della torre, la cosiddetta canna. Eccola qua. Allora, la torre nella sua parte inferiore è un solido di 7,9 x 7,9 metri di base, con un'altezza di 37 metri, uno spessore di un metro. Poi ci sono tre finestre superiori della stessa dimensione e due porte nella parte inferiore. Andiamo intanto a modellare la parte della muratura. Spostiamo la parte sommitale, prendiamo un cubo. Ah, questo adesso lo eliminiamo. Per eliminare il piano di lavoro basta prendere un altro e tirarlo fuori dallo stage del piano di lavoro. Allora, dicevamo che la nostra dimensione era 79x79, per cui è abbastanza grandina, scriviamolo pure, 79, tutto quello che abbia preso questa misura, e per un'altezza di 370. È un bel mostro. Poi, ovviamente, nel momento che dovete stamparla, potete ridurla ancora. È molto più comodo per utilizzare la scala 1:100 per le misure. Questo adesso lo copiamo. Per renderlo anche più visibile, lo possiamo tirare, estrudere un po' in alto. E anche spostarlo, spostarlo in giù. Dargli un materiale vuoto. Dargli una dimensione di un metro inferiore, quindi se era 79 deve essere 59, perché tengo premuto l'alt e faccio da una parte all'altra la modifica simmetrica, e quindi anche qui in larghezza, eccolo qua, 59. Vado a raggruppare e la base è fatta. Ah, tra l'altro questo mi era rimasto, visto che l'ho creato subito sulla base vera e propria, per cui l'altezza la riporto a zero. Dovevate crearlo dopo aver eliminato il vostro piano di lavoro ausiliario. Ecco fatto. Adesso andiamo a creare i fori delle finestre, quelli soprastanti. Sono 1,2 m, 120 cm per un metro, di un'altezza, anzi di una quota, di 33 cm dal piano di base. Andiamo a creare il nostro cubo, eccolo qui, il cubo vuoto, che l'ho portato un po' distantino, eccolo qui. Allora, dicevamo che era un metro, per cui di larghezza, per cui è 10, cioè 100 cm, 120 fa, di altezza fa 12, lo allargherei in modo che sia visibile e lo porrei simmetricamente in centro alla mia facciata con la linea. Lo porto internamente. Per fare questo vi consiglio anche di dare un colore trasparente in modo da poter controllare cosa succede. Dobbiamo alzarlo di una quota di 33. Scriviamo 330. Adesso abbiamo posto nella giusta posizione la nostra apertura. Ce ne sono altre due, sono simmetriche da questo punto di vista, per cui lo rendiamo simmetrico. Andiamo pure dal pianto dall'alto, eccola qua, guardiamola pure in questa maniera. Prendiamo questa, la duplichiamo premendo il tasto Shift e anche Alt in questo caso qua, e quindi ce l'abbiamo dall'altra parte. La duplichiamo ancora, potete anche duplicarla in maniera normale, la ruotate di 90 gradi, la ponete qui, prima di tutto, per essere sicuri di essere allineata, vi conviene raggruppare questi due, e con la terza
utilizzate lo strumento allinea. Siamo sicuri che è un centro. Eccolo lì. E raggruppata. Ecco qui che la parte superiore è fatta. Ora non ci resta altro qui che andare a costruire le nostre due aperture, le nostre due porte. Allora, la prima porta, andiamo a vederla, è di 1,80 m per 1 m di larghezza, posta a 1 m di quota. Quindi mettiamolo qui, abbiamo detto 10 di larghezza, 18 di altezza, profondità che volete, anzi a questo punto, visto che è laterale, l'ho messo da questa parte qui, apposta a un'altezza di 1 m, cioè eccola lì, questo possiamo chiuderlo che dà fastidio. La posto circa a metà, per fare questo torno dall'alto, che è sempre una visualizzazione migliore, l'ho fatta veramente molto sporgente. Faccio il mio allineo come sempre, lo allineo di qui, raggruppo e la porta quindi è stata finita. Facciamo la porta invece quella laterale, quella che va sulle mura, andiamo a vedere, ecco qui, come fissarla. Ha una quota di 18 metri, ha una larghezza di 0,880 cm per 180. So, e qua non è stata riportata, che è una distanza di 2 metri dal bordo. Quindi andiamo a farla. Un'altezza di 18, scusate, una larghezza di 8 e poniamola a una quota di 18 metri. 180. La riportiamo, non, senza deformarla, la riportiamo nella posizione circa giusta. Andiamo a vederla dall'alto. Per fare questo ci conviene spostare la torre e metterla sullo zero. Riportiamo questa, la nostra porta. Un po' più grande perché è difficile gestirla, eccola lì. La portiamo superiormente, eccola lì, e la spostiamo di 2 metri. Se questo è 71 meno 20 fa 51. Siamo sicuri che adesso la porta è nella posizione giusta. Anche in questo caso andiamo a raggruppare. A questo punto possiamo dare un colore che non sia trasparente e possiamo sommare la nostra base alla torre. Sappiamo che l'altezza della torre è a 37, per cui una quota di 370. Li selezioniamo entrambi, allineiamo. Come vedete meglio adesso, e finalmente questa è la torre fatta. Anzi, una volta che ce l'abbiamo selezionata, raggruppiamolo, poniamolo lì, guardiamocela finalmente in prospettiva. Eccola qui. Diamogli anche un colore. A questo punto il nostro righello non ci serve più. Diamogli un colore più vicino al mattone, che ne so, questo. Ed ecco qui quindi la nostra torre finalmente finita. Ovviamente se dovete stamparla, questa torre è più di 40 cm, quella qua 43,6, vi conviene ridurlo in maniera proporzionale, sempre col tasto Shift, in una dimensione più consona, può essere non so, una scala da portare attorno ai 10 cm. Eccola qua. Tac. Quindi in questo caso tutto rimane proporzionato e potete averla tranquillamente stampata e utilizzarla come portaoggetti. Alla prossima, ciao ciao!